Cari italiani, adesso dovete ascoltarmi bene ed attentamente. Dovete condividere il più possibile questo video. Dovete mandarlo a tutti quelli che conoscete con qualsiasi mezzo possibile. Fatelo appena finirete di guardarlo. Salvate questo video perché potrebbe perfino essere censurato. In Europa la situazione è estremamente preoccupante. In modo specifico è preoccupante nella nostra vicina Germania. È molto grave quello che sta succedendo in queste ore. Non è mai accaduto prima d'ora. È partita ufficialmente, qualche giorno fa, la più grande esercitazione nella storia della NATO. Questa è la più grande esercitazione militare dal 1949. Questa esercitazione si chiama Air Defender 2023. Attualmente vi stanno partecipando oltre 10.000 uomini e donne. Stanno usando 250 aerei militari che provengono da 25 paesi aderenti alla NATO. L'obiettivo è simulare un attacco contro un paese membro dell'Alleanza Atlantica. Sappiamo che l'articolo 5 della NATO dice che un attacco armato contro una o più nazioni europee o nordamericane sarà considerato come un attacco alla NATO stessa. Per cui si stanno allenando proprio in questo. Gli Stati Uniti hanno inviato 2.000 membri dell'Air National Guard. Oltre a questo, invieranno altri 500 aerei per prendere parte alle manovre di addestramento. Il generale dell'aeronautica tedesca ha detto, in una conferenza stampa, che le aree operative, tattiche e logistiche di questa simulazione dovranno essere il più realistico possibile. Alcuni analisti ed esperti di strategie militari hanno ammesso che questa esercitazione della NATO è come una simulazione della Terza Guerra Mondiale. Pochi giorni fa l'ambasciatore americano in Germania ha spiegato che questa esercitazione era comunque programmata da anni, ma la Russia invadendo l'Ucraina l'ha resa molto più urgente. Questa esercitazione sta già avendo un forte impatto sull'aviazione civile con ritardi, cancellazioni di voli e restrizioni di vario genere. Alcuni ufficiali e sottufficiali della Marina Militare Italiana già lo scorso mese sono stati mandati nel Golfo nel Mar Baltico, in Estonia per partecipare a questa esercitazione. La situazione è estremamente ancora più grave perché nessun organo di stampa parla, diffonde o divulga questa situazione. Ma ancora più apocalittico è che anche l'Italia si sta preparando ad inviare i propri soldati. Sapete chi è favorevole all'invio dei soldati italiani? Il Partito Democratico. Tutto il trambusto interno al PD è legato proprio a questo scenario. Bonaccini è l'uomo che al momento giusto, se richiesto da Washington, spingerà il PD a votare per l'ingresso in guerra dell'Italia contro la Russia. Nella struttura gerarchica del PD, Bonaccini è un soggetto che fiancheggia Paolo Gentiloni, che è il vero garante di questa operazione. Il reale obiettivo di questa esercitazione è la guerra contro la Russia. Da una parte la NATO si esercita per fare la guerra contro la Russia e dall'altra parte, in Italia, c'è Bonaccini che fa il suo lavoro per la NATO all'interno del PD. Nessuno sta spiegando queste cose perché purtroppo il sistema dell'informazione in Italia è completamente controllato e compromesso. Ora, la mia preoccupazione è che quello che sta succedendo adesso in Germania potrebbe succedere anche in Italia nelle prossime settimane. Quello che accadrà non ha eguali nella nostra storia. Appena avrò altre notizie vi aggiornerò. Condividete questo video, fatelo vedere perché è la verità. Prima di salutarti, voglio chiederti se non lo hai ancora già fatto, di iscriverti a questo canale. Con la tua iscrizione, insieme, diffonderemo le verità che ci vengono nascoste. Attiva anche la campanella delle notifiche per non perdere i prossimi video. La verità fa male, ma qualcuno deve pur raccontarla. Al prossimo video!